Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Femminicidio. Per Letta solo sanatoria clandestini. Nulla è stato fatto per aumentare la sicurezza delle donne. Zero passi avanti in tema di prevenzione. Nessuna attenzione all'educazione sentimentale. Questo decreto inganna i cittadini perché include una sanatoria per clandestini. Decreto approvato alla Camera il 9 ottobre 2013 con 343 sì e 20 astenuti. Se lo scopo della concessione del permesso di soggiorno per scopi umanitari, che tra l'altro voglio ricordare che questo tipo di permesso di soggiorno è presente unicamente nel nostro ordinamento, se la finalità dell'estensione di questo permesso di soggiorno è finalizzata alla possibilità, a due possibilità: una, quella di garantire la tutela della vittima straniera in caso di violenze, in caso di violenza domestica; due, consentire alla vittima straniera che subisce violenza di poter collaborare nel corso del giudizio al procedimento penale medesimo. Bene, già esiste nel nostro ordinamento un permesso di soggiorno che ha questa finalità, ovvero il permesso di soggiorno per scopi di giustizia. Di più, questo permesso di soggiorno per scopi umanitari viene concesso per durate, con una durata illimitata, quindi senza che venga stabilito il limite temporale entro cui questo permesso di soggiorno può essere concesso e può essere validato. La concessione di questo permesso di soggiorno, ovvero quello per scopi umanitari, rappresenta una vera e propria forzatura che per noi rischia fortemente di potersi configurare come una vera e propria sanatoria mascherata. 12 mesi è il lasso di tempo che noi chiediamo di durata del permesso di soggiorno per scopi umanitari. Se non si mette una durata, potrebbe essere a vita, non potrebbe essere a vita, con quali potrebbe creare delle problematiche veramente assurde, perché se, non dico che la donna voglia farsi picchiare, ma se il marito la picchia perché così lei c'ha un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e dopo qualche anno riesce a farsi assolvere perché viene ritirata la querela o per mille altri motivi fa un ricongiungimento, non abbiamo difeso la vittima. Abbiamo solo dato uno strumento aggiuntivo al carnefice che ha usato la violenza ulteriormente verso la propria compagna semplicemente per avere uno scopo suo, magari a distanza di qualche anno. Grazie. Mettiamo un tempo che è normale anche per tutti gli altri permessi di soggiorno. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.